Dai panettoni alla visciola ai migliori vini DOC marchigiani, fino alle marmellate all'olio extravergine di oliva, il regalo sotto l'albero si orienta sempre più verso l'agroalimentare. La spesa degli italiani per l'agroalimentare, compresi cenoni e altri momenti conviviali delle festività, sottolinea l'analisi della Coldiretti sui consumi di Natale, sarà superiore del 7% ai 131 euro a famiglia stanziati in media in Europa. Da oggi, venerdì 6 dicembre, gli anconetani hanno una chance di rifornimento in più, dispensa all'insegna della qualità grazie alla ventina di agricoltori del mercato di Natale di Campagna Amica, inaugurato tra via Castelfidardo e piazza Stamira. Gli stand rimarranno aperti tutti i fine settimana, dal venerdì alla domenica, fino al gran finale dell'apertura straordinaria di lunedì 23 di dicembre, e da sabato 7 il mercato fa il bis anche a Iesi in piazza Spontini e piazza Indipendenza. Il mercato di Campagna Amica è sempre una garanzia per i cittadini consumatori che vogliono acquistare un prodotto di qualità, un prodotto sicuro dal punto di vista alimentare, ma anche un prodotto di cui si conosce la provenienza e la tracciabilità della filiera, perché all'interno dei mercati di Campagna Amica chi vende il prodotto è direttamente l'imprenditore agricolo che produce ciò che poi mette in vendita all'interno della propria azienda. Tra gli stand anche quello con i prodotti dell'orto nel carcere di Barcaglione, nato dal progetto sociale di Federpensionati Coldiretti. Un'esperienza veramente molto bella è stata, nel senso che fino ad oggi abbiamo avuto massime soddisfazioni per ciò che siamo andati a produrre, e sia sotto l'aspetto, diciamo, dell'importanza di questa iniziativa dell'orto sociale in carcere, perché ha dato la possibilità ai detenuti stessi di partecipare, dando loro massima collaborazione.